Salve a tutti, io sono Loafdog e bentornati a Metal Gear Solid The Twin Snakes. Abbiamo appena battuto 9D, quindi direi che ne abbiamo avuto abbastanza delle altezze, possiamo scendere. Cosa c'è che non va? Snake è proprio sfortunato con gli ascensori, ma veramente. Ok, ha solo due settaggi sto ascensore, primo piano e nono piano. Un po' strano, ma va bene. Chi è? Otacon. Snake, there's something I forgot to tell you before. Ok. What? There Ho trovato la maionese. Camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm sì. wearing, that leaves four. Una per Frank Jaeger. E altre tre, boh. You, so I went back to the lab and... Grazie. Yeah. Finalmente. The four suits were missing. Ecco bene. Also, No, forse, beh, aspettate, Jaeger ce l'ha integrata nel suo esoscheletro. Someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about. Si sono nascosti insieme a lui. No, I couldn't be over the limit. How much do you weigh? Voglio dire, io sono a dieta, Snake, capisci? That elevator had a weight limit of 600. Non mangio una pizza da due mesi. At least 5 people to go over that limit. Look out, Snake. Oh. The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. Magari dillo con meno. Ecco, bene. Now die. Va bene. Io poi sto equipaggiato con l'M9 invece di un bel FAMAS. Senti, fratello. Ecco, l'unica cosa, no? Io dovrei essere in grado di raccoglierle poi ste mimetiche dopo che vi ho aperto come un panino. Ecco qua. Invece no, scompaiono proprio i corpi, altro che le mimetiche. Otacon, grazie dell'avviso. È venuto con un po' di ritardo, ma comunque è stato utile. Snake poi ha fatto tipo, bah, tipo ste diavolerie dell'era moderna. Cosa sono ste mimetiche? Ai miei tempi ci si infilava in una scatola di cartone. E quello era un vero metodo di mimetizzazione. M9, M9. PSG-1T, vedete? È il fucile tranquillante, per forza. Non so dove si prenda. E non credo ci serva, in realtà. Perché appunto... stiamo uccidendo tutto quello che si muove. È molto relativa sta cosa. Comunque... sarebbe figo da avercelo giusto per... PSG-1... PSG... però... Dai. Dai che adesso ci divertiamo in un bello scontro tra cecchini. Ne è vero? Dai, dai. Ah, cos'è? Non riesci a prendermi? Io sto qui finché non hai esaurito i proiettili, Non hai capito nulla. Ah. Facciamo che invece uso una chaff, che forse è più facile. Ne ho tirate due, vero? Ne ho tirate due. Tanto mentre agisce la prima, la seconda ha partorito altre tre granatine. Allora, FAMAS, grazie. Pentazem e Socom, ok. Va bene, vogliono un bello scontro come si deve. Per questo ci stanno dando anche la pentazemina. D'altra parte, come dicevo anche a Liquid, bisogna lottare ad armi pari. Almeno qui hanno avuto la decenza. La la. Stavolta niente laser? Devo mettere il fazzoletto, assolutamente. Non mi sembra il momento di una chiacchierata. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. Ok, buono a sapersi. No, è mimetica tradizionale. Lei si sarà vestita di bianco, la neve è bianca. A posto. It's her! Sì. Wolf. Sniper Wolf. Yes, it's Chi se non lei? It's definitely her. Otacon. You sound like you're happy. No, I'm not. No. So then what is it? Snake, please don't kill her. Sì, ciao, ciao, Otacon. Please.
She's a good person. Minchia. You'd know that if you talked to her. That woman isn't as sweet as you. Chiedilo a Meryl se Sniper Wolf è una brava persona. I told you I'd never quit the hunt. Now you're mine. Già, lo sai che i tuoi lupi sono venuti a salutarmi, eh? Credono che io sia un padrone migliore di te. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Otacon che cerca disperatamente di fare il mediatore, ma it's a mistake for a sniper to reveal her location. You think so? Well, a message from me is a message from death. Certo. Intanto tu dici che mi puoi vedere. Please, se mi sono nascosto, please. Già no. Hai detto una cazzata, tesoro. Don't get in our way. Now I'll pay you back for Meryl. Esatto. You men are so weak. You can never finish what you start. Aspetta, troverai il primo che arriva fino in fondo. Non ti preoccupare. E allora, contro anche le volontà del nostro caro Otacon, prenderemo il PSG-1 letale. Tanto appunto l'altro non l'abbiamo, quindi c'è poco da fare. Però attenzione, attenzione. Fazzolettino. Fazzolettino. E in realtà, eccola. Allora, Pentazem, dove sei? Dove sei, il mio caro Pentazem? Non posso vivere senza di te. Eccolo. E poi di nuovo fazzolettino. Oh, no, no. Ah, basta. Sei una bastarda però, perché t'ho visto che t'ho visto. Però se non ti fai prendere. A destra? Non si muove. Ok, io aspetto. Dai, non mi far finire l'effetto del Pentazem però. Ciao. No, avete visto? Le ho sfiorato i capelli. Sarebbe divertente mandarle... Oh, mannaggia, questo ci sarebbe stato. E sarebbe divertente mandarle un razzo e vedere cosa ne pensa. Allora, Pentazem l'ho ripreso, ma... lo sapevo che mi fregava lei prima. Lo sai? No, mo basta. Mo basta veramente, però, eh? Ok, ma fregato. Però, giusto per, no? Nikita. Vai. Ma è troppo basso qua. È troppo basso, va a sbattere. No, che peccato. Che peccato, mannaggia. No, mettiti... non so se sono riparato dall'albero o meno, dirò la verità. Allora. Eccola. Ce l'ho la calma? No, non ce l'ho la calma. Mannaggia. No. Meno male. Meno male che anche a lei cominciavano a tremare le mani. Dai, lei andrà a sinistra. Dai. No, mi ha fregato. Però io ho fregato lei. Dai, sniper, arrenditi. Non far piangere il povero Otacon. Potreste vivere insieme. Dai. Pensate a tutti i cari lupacchiotti che potreste allevare insieme. Dai, e poi appunto, tanto un bravo ragazzo il mio Otacon. Certo, dovrai per forza metterti a guardare gli anime stagionali insieme a lui, e quello capisco che sia un po' una rottura, perché i classici sono i classici, ma gli stagionali, c'è certa accozzaglia di schifo in giro. C'hai anche ragione a non volerli guardare, però sai, si fa, perché guardandoli insieme è anche più divertente, no? Magari stai lì a sputtanarli, è divertente, li commenti. Dai. Ti organizzo una seratina? Dai. E non ti far pregare. In tutto ciò, senza fare lo scemo, veramente, cosa mi dice Otacon? Otacon, where can I find it? Io lo chiamo proprio per dire, dove, come posso uccidere la tua amica? Non saprei, eh? Non dice nulla. Spiace, spiace. Non vorrei farlo. Cioè, in realtà sì. Vorrei che le circostanze fossero diverse, ecco. Che lei non ti interessi, magari. Sorella, ci puoi mettere quanto vuoi. Tanto se il tuo piano era farmi mozzicare dagli animaletti tua, ti è andata male. Beh, esci fuori. Oh, guardala.
tesoro. Voleva mirare dalla copertura. Ah. Non sono stato abbastanza veloce. Ci stava il triplo colpo, però. Snake, però, mamma mia, c'ha il metabolismo di un varano, non lo so. Ok. Uno doveva farlo anche lei. Ci sta. Questo è per rispetto. Si è riparata al libero? Spero. Credo di sì, altrimenti era anche Flash. Cacchio, era Flash davvero. Toh. Cavolo. Devo stare attento perché con sto left stick è molto sensibile, guardate. Non lo sto praticamente muovendo, ma appena vado un po' più veloce... Eccolo. Allora, pentazemina. E giù la mammina. No. Ci ho sperato. E in tutto ciò poi mi viene da chiedere, se io avessi trovato in qualche modo il PSG1 tranquillante e l'avessi stordita, come andava a finire? Di certo non bene, non poteva. Cioè, era impossibile proprio. Magari... Sì, magari è come gli altri boss, anche se li tramortisci poi in una maniera o nell'altra, fanno una finaccia, mannaggia, proprio il momento perfetto hai scelto. Eccolo. Otacon, imparerai a perdonarmi col tempo. Cos'è? Cos'è questo che sento? Il suono della sconfitta? Il suono di qualcuno che non porta a termine un incarico? Oh, ti fa male il pancino? Povera. Sai qual è stato il tuo problema, Sniper? Non hai portato con te delle razioni. Vai giù. Sei stanca, tesoro. Ti meriti una pausa. Un riposo. Un eterno riposo, dai. Spara nella bandana e c'ha sotto una fascia di titanio. Puff, tipo skateboard, va bene. Figata. È vero però che esagera un po' con tutti sti backflip, anche meno Snake, cioè... Però ci stanno, sono fighi da vedere. No, se la stanno già piangendo i lupi? Ah, guardate il logo della Fox Sound. Rimasterizzato un po' alla cavolo di cane, ma... Alla cavolo di volpe. Ancora meglio. Però sì, ci sta un botto quel logo. E stra è da mettere come toppa su una giacca, è vero. Allora, qui nulla. Io comunque mi faccio un giretto. No, non posso. Cos'è, un paracadute? Strano. Ma avete mandato qualcosa? Dai, colonnello, mi ha fatto un regalo. Ah no, cacchio, è liquid. Io che pensavo in un bel drop di qualcosa di interessante. E sarebbe ancora più matto a cadere con l'elicottero, non credi? So what's that parachute doing there then? I have no idea. A trap? No, è liquid, è liquid. Meaning I'm not. Appunto. I suppose. Maybe, but I think it's more like I'll string you up. Cacchio. L'hai capito da un paracadute su un albero? Ok. Non c'è davvero nulla da raccogliere in tutto il campetto qua. Adesso esce fuori Otacon, vero? Puoi riavere il fazzoletto se vuoi. Puoi usarlo per asciugare un po' di sangue. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. Beata te, io devo buttarmi giù tutta la scatola di pillole. You cannot save me. Non avevo intenzione di farlo. Just finish me quick. No, credo che ti vedrò dissanguare. I dreamed of a peaceful place like this. Occurred.
So that's why you're called Wolf. Perché ci sono tanti lupi in Kurdistan? Non ho idea. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens and screams. They were my lullabies. Eppure hai deciso di continuare a perseguire questo tipo di carriera e a cercare la guerra anche all'estero. Sei tu che non stai bene, cara, non è tanto la situazione intorno. Cioè, ci sta che uno deve dare la colpa a tutto il resto, benché a se stessi, però, davvero. Capisco magari unirsi ai militari per avere una vita migliore. Ok. Quando l'hai ottenuta, anche basta, no? The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then he appeared. Liquid? My hero, Saladin. Ah, ecco, no, infatti mi sembrava strano. Took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? Ah. Adesso ha molto più senso. Sniper. Ok, ha molto più senso, perché considerando l'ascendente di Big Boss su chiunque, chiunque nell'esistenza umana, allora ha senso. L'aurora boreale, addirittura. Ho visto la brutalità, la stupidità dell'umanità attraverso lo scopo del mio rifle. Oh. Si avvicinano. E Snake, no, no, ragazzi, posso spiegare, ok? Revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I saw. Ecco, e qui si ricollega a quello che ho detto io, quindi è un po' e un po'. Cioè, capisco il perché, però per fortuna ha capito anche lei che non era questa la strada da seguire. Ci sono voluti solo un paio di buchi nei polmoni. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. Cioè, pensate questo, state morendo e vi fanno una lezione di zoologia. Troppo bello. We're all for sale for some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Non sei un cane. Sei una cagna. Boom! Who are you? Are you Saladin? Wolf. Sono il figlio, Salamino, per gli amici. Even when I'm just an onlooker, I don't like to see women or children get hurt. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. Aspettavo che qualcuno uccidesse me. Ah, sì. Someone to kill me. Sì, sì. A man like you. You're a hero. Non glielo dire, Snake, che gli dà fastidio proprio quella denominazione. No. Dovrebbe essere uno dei tuoi lupi a farlo. E gli dà la pistola. ciao, Huey. Beh, capita, insomma. Nella battaglia. Ci sono tanti pesci nel mare e via dicendo, giusto? Giusto. Tanto non sarei mai stata con te comunque, Otacon. Give it to me. Ha fatto un bel volo, però, eh. She is part of me. Aiaiaia. Mi piace perché il lupo adulto è incazzato, il piccolo è tipo... Cosa sta succedendo? E il terzo è invisibile. Bene. Ah, adesso è rientrato. Ok, hero. Set me free. Oh. Goodbye.
Mi spiace per Otacon. Questo però è il momento in cui fossi stato io. Se avessi avuto una fetta di prosciutto, gliel'avrei lanciata in faccia e dopo vedete i lupi come si sarebbero divertiti. Oh. Au. Anche il piccolino. Lo sai che era una terrorista, Sam, vero? You said that love could bloom on a battlefield. Sì, non significa che debba essere corrisposto, eh. Cioè, hai visto che non ti ha minimamente calcolato da quando sei arrivato? I couldn't save her. L'han fatto però veramente mentone in questo remake a Otacon. Cioè, ha una faccia troppo lunga. Ah, gliel'abbiamo restituito alla fine. I don't need a handkerchief. Why? Se dovessimo ripassare nelle caverne, pensaci, Snake. Oh, dai, vieni qui. Ti serve un abbraccio, amico. The underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Nemmeno me. Yeah. If I can't stop Metal Gear, livello 7. This whole place will be bombed. Ho letto bene. Yeah. We might not meet again. Don't lose. Credo che invece vi incontrerete anche molto spesso. You can leave anytime. Get a head start. Solo fammi un fischio. A head start on your new life. È la faccia da... No, non credo che lo farò. Devo trattenermi. Devo Snake. Trattenermi. Ok. What was Snake she fighting for? È ancora calda. Scusate. Scusate. What am I fighting for? Mi dissocio da quello che ho appena detto. What are you fighting for? Soldi. Soldi e puttana. Cheat. If we make it through this, I'll tell you. Ma in realtà, effettivamente, quali sono le vere motivazioni di Snake? Essere lasciato in pace, almeno in Metal Gear Solid 1. Non voleva neanche rientrarci in tutto questo. Oddio, una volta invischiato, credo adesso abbia un po' di curiosità sul fatto perché mi chiami fratello, quindi Big Boss era mio padre, ma sarà vero, non sarà vero. Da questo punto di vista magari vorrà scoprire un po' la verità. Però, in linea principale, voleva essere lasciato in pace. No, il piccolino è rimasto qua. No, si è accucciato. I genitori invece dovevano andare al lavoro e hanno detto, beh, con tutta la buona volontà, cara, ti abbiamo voluto bene, però non si portano a casa da soli i salmoni. Cosa cazzo è successo? Era una mina? Ma vai a quel paese, va bene. E posso salire qui? No. Quindi... come... funziona? Male, funziona molto male, ma tanto vado a prendere proprio una razione, quindi... si bilancia il tutto, ecco fatto. Va bene. Una zona un po' fine a se stessa, ma perché non far prendere un bello spavento al giocatore? Ci sta, no? Ok, anche questa è piccola, vediamo. Telecamerina all'interno. Box! Box, finalmente un altro box! Box 3, sì, il secondo me lo sono perso. Dove cavolo era? Sì, oh, mi ha visto, oh mio Dio. E il terzo box è per... Snowfield. Cioè, davvero ci porta qui? Oh! Guardate il fiocco di neve, ci sta, carino. Davvero mi domando il secondo dove sia. E come abbia fatto a perdermelo. Wow. Hai visto male.
Io capisco avere l'occhio cibernetico, amico, però... per cazzo. Va bene. Non le sopporto più, ste telecamere, specialmente queste qui con la mitragliatrice. Ecco. Finalmente alla fornace. Ah, fa davvero così caldo che l'aria è bella ballerina. Ok. E la peppa, questa non è una fornace, questa è una fonderia. Allora, cortesemente, no, non mi guardare, non mi vedere, non mi vedere. Ma fatti gli affaracci tuoi, non va nessuno là. Ecco, dai, non è nessuno. Non è nessuno. Torniamo alla nanna. Torniamo a fare i bravi bambini. Mi è appena venuto in mente, non so perché, ma ho avuto proprio un flash. Manco avessi messo l'intersect. Ho avuto un flash. Sì, dai, sali. Cacchio. L'ho preso, veramente, non ci credo. Ho avuto un flash tipo l'intersect. Mi ricordo di essere venuto in questa zona col tuxedo, col smoking. Giocando all'originale, credo. Cioè, non so se è vero, se me la sto inventando sta cosa, ma mi pare di ricordare. Posso arrivare lì? Ah. Bene. Ho fatto la fine di Terminator per dei proiettili della SOCOM. Bene. Però davvero, opportunità sprecata di un easter egg. Potevano mettere il pollice in su. Sarebbe certo, avrebbe fatto ancora più incazzare la gente. Oh mio Dio, non ci posso credere, dei riferimenti ai film nel mio gioco di Hideo Kojima. Però... no. Ok. Adesso, piano piano, non allertiamo l'altro e prendiamolo da su. Se si facesse vedere anche lui, però... dov'è? Cacchio, un po' più nascosto, no? Ok. No, no, stai fermo. Bravo! Ma la telecamera dov'è? Perché vedo segnato una telecamera, ma... non capisco. Ah, proprio sotto sotto. Ok. E quello è un altro box. No? Body armor. È un giubbotto antiproiettile, ci sta. Quello lo voglio. Ma perché? Ah, ok, quello ti butta giù. Non me ne ero accorto. Questo veramente è stato un mio errore, mi scuso. Non l'avevo proprio visto, devo essere sincero. Hey, Snake. Questa chi era? Mei Ling? Credo di sì. Anzi, in realtà, Otacon, come stai? Tutto bene, vero? Siamo ancora amici? No. Sì, puttana chaff, perché crepi l'avarizia, tanto ne avevamo 5, adesso ne abbiamo 4. Che fa? Proprio nel secondo preciso. Ecco. Dai che forse da qui lo vedo. Sì, lo vedo, fermati. Sì, grande. Allora, adesso fatemi capire. Se io vado e poi... ah, mi posso abbassare, ecco perché. Ok, tutto chiaro. Cioè, me la faccio tutta così, evito proprio il rischio. Sì, ma tranquillamente. Vai. Eccoci arrivati a destinazione. Altra gente? No, ma tante telecamere. Certo che è un posticino bello tranquillo questo. Mi farei assegnare qui di guardia, se devo essere sincero. Cioè, è bello tranquillo. Nessuno che ti... oh, ascensore. Va bene, posso tornare giù. Nessuno che ti dà fastidio, certo, fa un caldo bestia. E quello probabilmente sarebbe un problema per me. Io detesto il calore, però... insomma, ci deve essere un qualche lato negativo, se no il posto perfetto non esiste. Razioni e... FAMAS, ok. Di là, col cavolo che ci arrivo, neanche con un backflip, almeno
Non se non siamo in una cutscene. Ah, ma tanto è questo lato qui, quindi ha voglia. Bene, 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 bene. Razioni ce le abbiamo e siamo anche pieni? No. Bene così. Cos'è questo? Stun grenade. Ma io ho modo di arrivare lì dove c'era l'armatura? Perché mi farebbe molto piacere. PSG1. Oh oh. Nikita Nikita. Che sia un indizio? Cioè, del tipo, io la posso usare da qui? Sì. E vabbè, non c'è senso nel farlo, a quanto pare, però potevo farlo. Ah, è certo, ok, va bene. Allora, ciaffina, tattica. Queste veramente me ne devono dare di più, perché se no è un po' un problema. Ok, muoviti, 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 prima che si incazzi. Body armor, va bene. Cos'è sta roba, chaff? Oh, me l'ha ridata, bravo. Entra, entra, che stava girata proprio nella nostra posizione. Allora, la body armor non la devo equipaggiare. Sì, la devo equipaggiare, mannaggia. Corpetto antiproiettile, realizzato in una fibra speciale. Se lo selezioni, dimezza i danni che subisci. Vabbè, Kevlar, probabilmente. Utile, utile. E si vede... Sì, si vede anche addosso. Carino. Ok, cos'altro devo equipaggiare? Beh, direi il FAMAS. E siamo all'ascensore. Ok, molto bene. Vedremo dove questo ci porterà nel prossimo episodio, perché questo termina qui. Quindi, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loof Dog è tutto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!